È una performance sulla donna creatrice, sulla donna artista, sulla donna libera e contro ogni forma di violenza di genere, non solo quella contro le donne, ma contro ogni forma di violenza di genere, di discriminazione. E perché la performance? Perché utilizzare una forma di espressione artistica corporea come la performance? Perché, prima di tutto, durante quest'ultimo periodo di lockdown e distanziamento, ho capito qual è il valore della corporeità e quanto era vero quello che diceva Yoko Ono, che era una performer prima di essere la compagna di John Lennon, apparteneva al movimento Jesus, e diceva: I thought art was a verb rather than a noun. Penso che l'arte sia un verbo prima di un nome. L'arte è agire con un corpo, ed ho scelto la performance appunto come strumento di espressione per ribadire con forza l'idea dell'importanza del corpo, non solo nell'arte, ma nella vita di tutti i giorni. La televita non può essere la nuova normalità, ma per esserci corpo e per esserci arte creata da questo corpo, bisogna che ci sia libertà e possibilità di autodeterminarsi. Se appunto io non so chi sono, se non ho questo principio di autodeterminarmi, pormi questa domanda, chi sono io, e di rispondere questa risposta io stesso, allora significa che non ho ben chiaro qual è la mia identità e non è possibile che abbia un messaggio chiaro da comunicare ad altri. E l'artista alla fine è questo, è un creatore di messaggi, e questi messaggi vengono veicolati attraverso vari mezzi, quale può essere il corpo, quale può essere la scultura, quale può essere la pittura. Donna in effetti non gode di questo diritto. Ave Maria e la Chiesa inventò la donna è il titolo di uno dei libri dell'autrice sarda Michela Murgia. È un titolo significativo perché ci dice che in effetti, come succede in realtà per il resto dell'umanità, c'è sempre un attore sociale, un'autorità che determina che cos'è un essere umano, ma nel caso della donna forse è un po' più forte. E oggi da chiedersi chi è quest'attore che ci appunto determina che cos'è una cosa, definisce un essere umano, chi è l'essere umano, chi è la donna. E nella società dei consumi ci pensano i mass media e i social media a proiettare sulla donna, a cucirle addosso un modello di identità femminile, una seconda pelle, un modello unico e omogeneo a cui dobbiamo omologarci. E forse la risposta a questo stato di cose sta proprio nell'arte, intesa come creazione libera. È originale. Originale perché, come faremo oggi, può anche avere il suo riferimento nel passato o nel suo presente. Però deve sempre dare vita a qualcosa di nuovo. Noi siamo sempre influenzati dall'ambiente che ci circonda, artistico o no. Però l'importante è che noi prendiamo spunto dalla realtà che ci circonda per poi reinterpretarla attraverso di noi, attraverso la nostra soggettività. Allora cominciamo. Perché cominciamo con una frase sulla libertà di un'autrice latinoamericana brasiliana che non è molto conosciuta qui in Italia, Clarice Lispector. Liberdade é pouco, porque o desejo ainda não tem nome. La libertà è poco, quello che desidero ancora non ha nome. E ancora, diceva la cantante Patti Smith, la libertà, freedom is the right to write the wrong words. La libertà è il diritto a scrivere parole sbagliate, le parole sbagliate.
cantante, due donne della Beat Generation, che ha rappresentato un movimento artistico per eccellenza anarchico e antisistema. Basta pensare agli esponenti maschili che sono i più noti, come Jack Kerouac on the road o Allen Ginsberg, The Bull. E questa è la controparte femminile, meno nota. La prima poesia, che era se stessa una performance, è di Anne Woman, e la seconda è di Diane di prima. Fast Speaking Woman. Because I don't have spit, because I don't have rubbish, because I don't have dust, because I don't have that which is in the air, because I am air. Let me try you with my magic power. I'm a shouting woman, I'm a speech woman, I'm an atmosphere woman, I'm a heart light woman, I'm a flesh woman, I'm a flexible woman, I'm a high-heeled woman, I'm a high-style woman, I'm an automobile woman, I'm a mobile woman, I'm an elastic woman, I'm a necklace woman, I'm a silk scarf woman, I'm a know-nothing woman, I'm a know-it-all woman, I'm a day woman, I'm a doll woman, I'm a sun woman, I'm a late afternoon woman, I'm a clock woman, I'm a wind woman, I'm a white woman, I'm a silver light woman, I'm an amber light woman, I'm an emerald light woman, I'm an Avalon woman, I'm the abandoned woman, I'm the woman above, the gibberish woman, the aboriginal woman, the woman absconding, the Nubian woman, the antediluvian woman, the absent woman, the transparent woman, the absent woman, the woman absorbed, the woman under tyranny, the contemporary woman, the mocking woman, the artist dreaming inside her house. I'm the gadget woman, I'm the druid woman, I'm the Igbo woman, I'm the Yoruba woman, I'm the vibrato woman, I'm the rippling woman. I'm the gutted woman, I'm the woman with wounds, I'm the woman with chins, I'm the bruised woman, I'm the rotting woman, I'm the suspended woman. I'm the woman alluring, I'm the architect woman, I'm the trout woman, I'm the twisting woman, I'm the woman with peace, I'm the woman with blue, I'm the fast-speaking woman, water. That cleans flowers, that cleans water, that cleans as I go. I'm a shadow di Diane prima. I'm a shadow crossing ice. I'm a rusting knife in the water. I'm pear tree bitten by frost. I uphold the mountain with my hand. My feet are cut by glass. I walk in the windy forest after dark. I'm wrapped in a cold cloud. I whistle to my teeth. I lose my hat. My eyes are fed to eagles and my jaw is locked with silver wire. I've burned often and my bones are soft. I'm stone giant stout on a cliff. I'm mad as blizzard, a stare out of broken cupboards. Con la terza poetessa torniamo stavolta in Italia perché andiamo a utilizzare una artista delle avanguardie. Tommaso Pinga, alter ego maschile di Bianca Mena. Questa è un'artista tuttora vivente che fa performance, eppure io la considero del passato, perché nel passato lei si radica come esperienza artistica, come percorso. E diciamo che noi in Italia abbiamo avuto un passato molto ricco dal punto di vista artistico e culturale, basta pensare alla scuola romana, anche alla scuola di Salerno a cui appartiene appunto la Bianca Mena. E piuttosto che, perché io ho scelto queste autrici del passato, sono andata addirittura a prima delle avanguardie, che appunto ci collochiamo in Italia tra gli anni 50 e gli anni 60, invece la Beat Generation ci collochiamo addirittura anche a partire dagli anni 30, perché di fronte a un presente, che per me artisticamente parlando, ma anche a livello di culture,
anche se è vero che magari in altri paesi come l'Inghilterra ancora fioriscono subculture, cioè si creano culture nuove, c'è cioè una vitalità. Se è vero questo, in Italia io vedo invece un vuoto, e piuttosto che guardare a un presente vuoto e infuturante, perché non genera possibilità, io preferisco guardare a un passato ricco e prendere da lì ispirazione. E Bianca Menna per me è stato questo, una fonte di ispirazione. Perché ha utilizzato questo alter ego maschile? L'ha detto lei stessa in una intervista che ha dato negli ultimi anni. Giocando sull'ironia, voleva mettere allo scoperto il privilegio maschile che impera anche nel campo dell'arte. E ha detto anche: l'artista non è un uomo o una donna, ma una persona. La raccolta che vado a leggere oggi faceva parte di una performance. Ti scrivo solo di domenica. Una performance poetica che si affida alla sonorità della parola, ma non solo, all'ironia, al grottesco, al nonsense e al luogo comune, perché all'interno di queste lettere che scrive una amica immaginaria ci sono molte frasi che suoneranno come non aver, cioè come nonsense, come senza senso. Perché? Perché appunto uno degli elementi chiave di queste performance era un po' scioccare il pubblico, spingerlo un po' a uscire dai luoghi comuni proprio appunto utilizzando il nonsense, che era una caratteristica anche della musica dei Beatles, per esempio. Una delle cose che si dice della musica dei Beatles è che i testi erano pieni di questo nonsense, che in un certo senso aveva proprio quella funzione di scardinare un po' gli assi, giocare un po' con la mente delle persone che sentivano questi testi. Domenica 1, mia cara amica. Ti scrivo di domenica perché è l'unica giornata femminile della settimana. Domenica 8, mia cara amica, ho scritto una poesia d'amore alla pari. Domenica 12, mia cara amica, alle ore 3, nella casa accanto è morta una femmina. Domenica 13, mia cara amica, alle ore 3, nella casa di fronte è nata una donna. Domenica 18, mia cara amica, la cultura è una sopraffazione. Domenica 20, mia cara amica, utilizzo le mani solo per accarezzare. Domenica 49, mia cara amica, ho ancora fiducia nella gente. Domenica 50, mia cara amica, non parto più. Domenica 51, mia cara amica, a guardare le nuvole è come partire. Domenica 52, mia cara amica, e ora parlami della tua vita. Intervenuti per questa performance, che voleva essere anche, diciamo, un'occasione per rompere il silenzio del mondo dell'arte, perché effettivamente di occasioni di performance al vivo non ce ne sono più. E l'occasione è stata data tra l'altro appunto dalla vigilia della festa delle donne. Io spero che la performance vi sia piaciuta, vi ringrazio ancora tutti per essere intervenuti e speriamo di replicarla. Naturalmente sempre cambiando, perché la performance non è come il teatro, la performance non si replica, la performance non va a soggetto, la performance si vive sul momento. Purtroppo non è stato possibile anche interagire col pubblico come si faceva con le performance, perché avrei voluto chiedervi, dato che indosso, in questo caso indosso un capo ricoperto di poesie di donne, ma avrei voluto chiedere al pubblico di scrivere qualcosa addosso a me, dato che appunto siamo in regime di distanziamento sociale, perché la pandemia non è stata possibile. Speriamo di tornare a poter fare delle performance tali. Vi auguro una buona domenica a tutti.